12 di agosto finalmente andiamo un pochettino in vacanza e ci riposiamo un po'. È stato un anno molto impegnativo ma pieno di soddisfazioni, abbiamo vinto le elezioni a Roma, abbiamo vinto le elezioni a Torino e in altri 20 comuni. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto in maniera incredibile e siamo veramente veramente fieri di questo. Il 2017 però sarà un anno ancora più pazzesco, c'è il referendum sulla Costituzione, ci sono le elezioni amministrative in grandissime città e ci sono anche le regionali, tra cui quelle siciliane a cui crediamo molto. È importante in questo mese riposarsi sicuramente, ma anche mantenere alta l'attenzione sul referendum costituzionale. E noi abbiamo lanciato anche un sito, appunto Io Voto No, in cui spieghiamo le ragioni del no, ed è importante che tutti voi anche abbiate quegli argomenti giusti per poter convincere le persone che è un referendum molto importante e che occorre andare a votare no. Perché dico questo? Renzi ha è tutto molto facile per lui, a livello comunicativo lui dirà le solite stupidaggini che sta già dicendo, dirà che con questo referendum e quindi con l'approvazione della riforma costituzionale si tagliano i costi della politica, dirà che il Senato viene abolito e dirà che l'iter legislativo sarà molto più semplice. Sono tutte e tre cose false. Uno, il Senato non verrà abolito, verrà abolita semplicemente la nostra possibilità di scegliere, o meglio di votare per i senatori. Pensate che il nuovo Senato sarà composto dai consigli regionali che non solo quindi faranno male entrambi i lavori probabilmente, ma avranno anche l'immunità, proprio quella classe, quella dei regionali, che in Italia è la più corrotta all'interno del mondo della politica. Non saranno risparmiati soldi sostanzialmente perché il Senato rimane in piedi, quindi tutti i costi di struttura rimangono lì e andranno sommati a questi anche tutti i costi per i rimborsi dei viaggi dei senatori, e l'iter legislativo non sarà affatto più semplificato, ma non ve lo dico io, vi invito ad andarvi a leggere il nuovo articolo 70 della Costituzione, 7.0, andatevelo a guardare e saprete voi stessi dirmi se è più semplice o meno l'iter che verrà con la nuova Costituzione. Quindi prendete questo mese per leggere qualcosina, per informarvi, perché da settembre fino a novembre, quando probabilmente si voterà, ci sarà da fare una battaglia, una campagna a tutta forza fino a quel giorno fatidico in cui, con quel voto che sarà un chiaro e secco no, più poi le amministrative, manderemo a casa questo governo. Sulla pagina Facebook, la mia pagina Facebook, per questo mese troverete altro materiale informativo sia sul referendum sia sulla nostra politica estera. Sapete che per lo più in questa pagina si parla di quello, proposte sull'immigrazione, proposte contro il terrorismo, e quindi sarà comunque un mese ancora molto attivo. E io risponderò quando posso, non sparisco certamente, e mi raccomando, usate questo mese per passare parola, riposatevi, potete anche farlo mentre siete al mare tra una birra e una chiacchiera con gli amici. Buone vacanze, riposatevi e ci vediamo presto.